Torna a trovarci anche in questa 30ª domenica del tempo ordinario il nostro carissimo biblista e amico, soprattutto, padre Ernesto Della Corte. Ciao, padre Ernesto. Pace e bene a voi, oggi sono in collegamento straordinario, sono in una patria cappuccina, ad Acri, E provincia infatti di Potenza. ti vediamo in un luogo diverso, intravediamo anche un frate dietro alle tue spalle, Sì, anzi dietro di due. me c'ho il beato Angelo da Acri, il cui quadro originale che sta dietro di me è proprio nel refettorio antico che sta a San Giovanni Rotondo ed è il quadro di fronte al posto dove stava Padre Pio. E poi qui c'è un cappuccino in carne rossa, color rosso, Che fra intravediamo Pasquale. però, non lo vediamo benissimo, magari si Non può lo anche vedi bene, affacciare e fare ecco. capolino, eccolo qua, ciao! Ecco, giovane sacerdote qui nel santuario a fare il suo servizio. Una vocazione adulta, quindi un cappuccino anche reale in carne ed ossa che mi fa compagnia. Perché sono ad acqua. Bellissimo, bellissimo, quindi oggi non ti vediamo da solo, sei in compagnia, però Sono lo in sei compagnia. sempre, dai, lo sei sempre in compagnia perché in tanti ci seguono, in tanti aspettano poi questo momento, insomma, che è tutto tuo in cui ci racconti la buona notizia, la buona novella. Oggi particolarmente bella questa domenica perché si parla ancora una volta della preghiera, però come al solito Gesù poi cambia un po' le carte in tavola. Domenica scorsa con la povera vedova ci ha fatto capire che è la fiducia che innesta l'insistenza. Quando abbiamo davvero fede in Dio, noi insistiamo perché ci fidiamo di Lui. Oggi invece sia la prima lettura che il Vangelo sono davvero splendidi perché ci raccontano che la preghiera dipende dalla vita. Infatti, nella prima lettura, noi ascolteremo dal Siraci del capitolo 35, la preghiera del giusto. E in questa preghiera del giusto, il testo ci dice che il giusto, sono i versetti da 15 a 17, da 20 a 22, il giusto non fa parzialità, il giusto sente la supplica dell'orfano e della vedova, soprattutto soccorre accogliendo con benevolenza, perché, e qui è una cosa molto bella, il versetto 20, 21, la preghiera del povero attraversa le nubi. E quella, non so se ricordate quella bellissima parola che usiamo, no? Spesso noi usiamo dire sempre delle preghiere ripetute, no? Delle massime. Queste vengono proprio da questo testo, dal testo del capitolo 35. E vogliono raccontarci appunto come doverci comportare nella preghiera. E Gesù ci racconta oggi, siamo nel Tempio, di due personaggi. Da una parte c'è un fariseo, e quindi un rappresentante delle classi dominanti, un uomo religioso, un uomo che dovrebbe essere vicino al cuore di Dio. Dall'altra parte invece, proprio l'opposto, un pubblicano. I pubblicani sono degli usurai, persone lontanissime dalla fede, eppure sale al Tempio a pregare. E Gesù ci descrive entrambi gli atteggiamenti facendoci vedere come è la vita che in definitiva ci racconta qual è davvero il vero atteggiamento. Ma prima di parlare di Luca, voglio dire qualche parola sulla Siracide, perché in questo testo si parla che il Signore non fa preferenza di persona, ma soprattutto ascolta la vedova, l'orfano, quindi quelle categorie a rischio di cui dicevamo anche domenica Domenica scorsa, scorsa. perché la giustizia di Dio è misericordia e salvezza per gli altri. Ne ha parlato il profeta Amos, ne hanno parlato in genere un po' tutti i profeti. Potremmo affermare che è attraverso l'ascolto della parola e nella preghiera che noi davvero misuriamo quanto siamo in relazione reale con Dio. Ecco come Amos e il Siracide ci ricordano molto bene questa sorta di regola. Quando tu sei in un ottimo rapporto con il prossimo, lo sei anche con Dio, altrimenti se la tua fede non muove la tua vita, se la tua fede non cambia soprattutto i fondamenti della tua vita, allora vuol dire che la tua fede non è vera, ma tu stai confidando in te stesso. Ecco perché qualche settimana fa, in quella famosa parabola di Lazzaro, Abramo ha detto: no, no, io non posso mandare nessuno da questo mondo perché hanno Mosè e hanno i profeti. Se ricordi bene, l'espressione era davvero fortissima. Che voleva dire? Voleva ricordarci che è la parola
che gli deve convertire. Comunque, una bella premessa quella del Siracide, capitolo 35. Ma andiamo a questa splendida parabola. Che cosa sta raccontando Gesù oggi? Sta raccontando due posizioni sbagliate, due posizioni antitetiche, di cui una completamente sbagliata. C'è una persona che è davanti a Dio, alla presenza di Dio. Notate come Luca la descrive: è ritto in piedi, è fiero, sembra che parli a se stesso, più che a Dio. Racconta le cose, ma per sentirle lui stesso. Si gira e guarda quel pubblicano che invece è faccia a terra, non osa nemmeno guardare verso il Signore, soprattutto in un atteggiamento di proschiunesi, è prostrato a terra. Mentre il primo si sente superiore perché dice di non assomigliare all'altro, l'altro invece è davvero in una situazione di grande prostrazione, di grande umiltà. Sembra che Gesù ci stia parlando della preghiera. Una cosa straordinaria, dietro la preghiera si nasconde la vita. Noi preghiamo così come viviamo e viviamo così come preghiamo. Se andiamo a guardare questi due personaggi, in definitiva abbiamo due personaggi, due modi di vivere diversi, due stili di vita diversi. È come se l'Evangelista Luca volesse dire che la preghiera va oltre se stessa. Per cui la preghiera ci aiuta anche a raddrizzare le cose sbagliate dentro di noi. Ma guardiamo al fariseo e guardiamolo anche con un occhio, direi, abbastanza benevolo. Le parole che lui dice: pago la decima e faccio il digiuno addirittura 2 volte alla settimana, quando era previsto una sola volta. Cosa sta dicendo? Il vero o il falso? Dico subito che sta dicendo il vero. Non è certamente un bugiardo il fariseo, addirittura va oltre la stessa legge. Ma il torto di quest'uomo non è nella bugia, ma nell'ipocrisia. Perché nell'ipocrisia? Perché non sta parlando a Dio, non gli sta chiedendo nulla, sta addirittura davanti al Signore accentuando il suo merito, dicendo addirittura: ti ringrazio, dicendo: ti ringrazio Dio di quella giustizia che modestamente io vivo tutti i giorni. In un certo senso questa persona si ritiene in credito presso Dio. Paolo direbbe: crede di avere dei meriti davanti al Signore. Che cosa si aspetta da Dio? Diciamolo con un linguaggio tanto per scherzare anche oggi. Si aspetta un premio. Ha fatto i punti e adesso si aspetta che Dio faccia scattare il premio. Ci fa un po' sorridere, ma credo che non dobbiamo, cari amici e amiche, non dobbiamo essere un po' severi con questo fariseo, perché poi Lo è facciamo la anche noi. Un monarchia di noi, quindi in lui potremmo vedere un po' noi, no? po' come quando diciamo che cosa ho fatto per meritarmi tutto questo, no? Quando a volte ci Signore, rivolgiamo al grazie perché Signore. sono complicato, io ti rispetto, io vengo a messa ogni domenica. Noi pensiamo sempre di avere del credito presso Dio. Invece abbiamo solo debito, quella è la verità. Siamo tutti in debito, per cui non dobbiamo partire così. Questa non è una preghiera, no? Perché se guardiamo bene alle parole e all'atteggiamento del fariseo, quest'uomo non guarda Dio, guarda se stesso, non si confronta con Dio, non si attende nulla da lui, non gli chiede davvero, come ha fatto la vedova, gli ha chiesto giustizia, non gli chiede nulla. Lui concentra tutta la sua attenzione solo su se stesso. Qui sta veramente l'ipocrisia. Possiamo dire che il suo torto non è nello sbagliare qualcosa, è il suo sistema di vita che è sbagliato. Il suo modo di porsi davanti a Dio è completamente errato. Dall'altra parte gli fa da pendolino il quadro esattamente opposto. Abbiamo un uomo che è lontano dalla legge, un uomo che sa di essere un usuraio, sa di sfruttare la povera gente. I pubblicani erano odiati dalla gente perché servivano i romani, pur essendo ebrei come i loro fratelli. E quindi erano chiamati davvero dei bastardi perché al soldo degli invasori romani. Tra l'altro,
l'abbiamo detto anche tante volte, solo esigevano delle tasse enormi a nome dei romani, ma poi c'era l'ingordigia anche di metterci il proprio pizzo, quindi attaccati ai soldi e attaccati al proprio potere. Per questo motivo venivano addirittura chiamati pubblici peccatori. Eppure strano, Luca ci racconta oggi, in questa bella 30ª domenica, che sale al Tempio a pregare. Pensate, il pubblicano che è messo a fianco dei ladri, delle prostitute, degli adulteri e dei pagani, sale al Tempio a pregare. Qual è il suo atteggiamento? Luca ce lo fa vedere proprio all'opposto del fariseo. Non è vicino alla presenza del Signore, si ferma in fondo al Tempio. Si batte il petto, è prostrato a terra e poi non parla molto. Dice una semplice espressione: Oh Dio, sii misericordioso con me, che sono un peccatore. In questo senso lui dice la verità: è al soldo dei romani, quei romani invasori, è esoso nel chiedere i tributi. Lui sa, ha la coscienza di essere un peccatore. E dove sta la sua umiltà rispetto al fariseo? La sua umiltà non è in quello che lui dice, ma nella coscienza di quello che lui è. Si abbassa. La sua posizione, ecco, anche fisicamente, lui è prostrato, non è petto in fuori e in piedi quasi ostentando la sua giustizia. No, è un uomo che sa di aver sbagliato, è consapevole delle sue colpe, però nel cuore sente il bisogno del cambiamento e sa di non poter nemmeno pretendere nulla da Dio. Che cosa può vantare davanti a Dio? Che cosa può esigere un peccatore come lui? Nulla. Ecco, la preghiera nasce da questo cuore che è vuoto, consapevole del proprio peccato, perché il suo merito, se vogliamo, la sua umiltà, dove sta? Nel fare affidamento su Dio. Questa è la vera umiltà, affidarsi e confidare in Dio. Domenica scorsa noi recuperavamo quel termine ebraico, no? La fede in ebraico si dice emunah. Emunah è l'affidamento. Quest'uomo, nonostante sia un peccatore, si affida a Dio. La sua certezza è Dio. Lui non ha niente su cui poggiare. È un peccatore, è una casa in rovina, senza fondamento. Ecco perché questa è l'umiltà che nasce dalla vera fede. E Gesù loda questo atteggiamento, perché chi si umilia sarà innalzato, chi si innalza sarà abbassato. E Luca ci ricorda quella bella espressione che anche nel Magnificat è un Dio che esalta gli umili, li innalza, abbassa i farisei, gli ipocriti. Questo non significa che tutti i farisei fossero così, anzi, i farisei erano persone vicine al popolo, laici, che hanno creato la sinagoga, che hanno portato la parola di Dio agli altri, ma ahimè, come succede spesso, in tutte le categorie, tra i poeti, tra i frati, tra i giornalisti, nel popolo santo di Dio, tanti di noi possono pensare con orgoglio di avere dei meriti davanti al Signore. Allora, la parabola di oggi dove arriva? Non solo un insegnamento sulla preghiera, direi che Gesù ci fa capire che è la vita che deve cambiare. Una vita davvero al soldo del, al servizio del Vangelo, ci porta a una preghiera vera, a un'umiltà vera. Perché l'unico modo di porsi davanti a Dio, sia che preghiamo, sia quando viviamo, è quello di sentirsi continuamente bisognosi del perdono del Signore. Domenica dicevamo, inizia sempre la nostra liturgia cristiana con quel Salmo 69, O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto. Mi aiuto. La Chiesa non può far altro che continuamente insegnarci a metterci nelle mani di Dio. Ma allora le opere del fariseo sono false o sono vere? Sono buone o sono cattive? Beh, rispondo subito. Ciò che fa il fariseo è buono. Le sue opere sono buone. Ma dove sta l'errore? Nel calcolarle come un merito. Siamo servi inutili quando abbiamo fatto tutto. Abbiamo commentato 2 settimane fa, siamo servi inutili, per cui non bisogna né vantarsi davanti a Dio, né confrontarsi con gli altri,
né soprattutto mai fare un grande peccato per noi cristiani, pensare di essere migliori, migliori degli atei, anzi come li abbiamo chiamati noi, dei diversamente credenti. Nessuno di noi deve pensarsi migliore. Il fariseo è un uomo certamente in profondità religioso, dice anche la verità, fa anche delle opere buone, ma la sua santità è poggiata sul suo orgoglio, sul suo merito. Quindi in questo senso, vedete, lui non ritiene nulla davvero come dono del Signore. Ecco, è proprio l'impostazione di vita che è sbagliato. Lui ha appoggiato tutta la sua vita sui suoi meriti, sull'osservanza della legge. È la vita che ha fatto Paolo prima della chiamata a Damasco. Per cui che cosa vuole dirci oggi Gesù? Certo, il pubblicano non deve vivere come il fariseo, assolutamente. Le opere del pubblicano, del fariseo, sono buone rispetto a quelle del pubblicano. Però vedete, non sono le opere a essere criticate, ma il modo di considerarle, il sistema di vita che c'è dietro. Quest'uomo non sa che tutto quello che è e quello che ha è dovuto a Dio. Non può dire ti ringrazio per questa giustizia mia. L'errore sta nel guardare a Dio attraverso gli occhiali del proprio merito. Questo lo guarda Dio attraverso la propria presunzione. Uno iubristesse, si dice in greco, un orgoglioso, a iubris, si mette al posto di Dio, si esalta da solo, si auto, come dire, è autoreferenziale, come diremmo noi oggi con una parola un po' difficile, si mette al centro ci deve essere solo Gesù Cristo. Che cosa ci insegna San Francesco d'Assisi? Cosa ci insegna il Beato Angelo d'Acre? Noi siamo in questo bellissimo santuario. L'umiltà, il Beato Angelo è proprio l'uomo della preghiera e dell'umiltà. Per cui l'errore è proprio di guardare a Dio attraverso le nostre opere. Noi non possiamo guardare Dio dall'alto e i nostri meriti, ma dal basso. Sempre dal basso verso Dio. Ecco perché quando noi parliamo di giaculatorie, prima stavo dicendo, non mi veniva la parola, noi usiamo spesso questa parola, giaculatorie, pure le nostre nonne quando ce ne hanno insegnato. Anche questo è una giaculatoria oggi. Oddio, sii misericordioso con me, che sono peccatore. Che cos'è la giaculatoria? La parola giaculatoria viene da iacula, latino, freccia. È una freccia, come dice la prima lettura di oggi, Siracide, che riesce a entrare nell'ambiente di Dio nel cielo. Quindi la preghiera, fatta in modo umile e con un atteggiamento giusto, arriva al cuore di Dio. Questa è la vera preghiera, questa è la vera fede, questa è la vera umiltà che dobbiamo avere. E dopo questa magnifica lezione che tu ci hai fatto, sicuramente tanti di noi che si professano credenti, si dicono credenti in tutti i sensi, a 360 gradi, si faranno sicuramente un esame di coscienza, perché molto spesso ci ritroviamo ad essere come il fariseo della parabola. Dobbiamo stare attenti anche nell'esame di coscienza, Anna Maria, e lo dico a tutti i nostri amici. Sì. Perché tante volte il Vangelo lo usiamo come un moralismo. Il Vangelo è una notizia bella. Oggi qual è la notizia bella? Tu puoi essere anche un pubblicano, la tua vita può essere stata sbagliata, ma se tu vai al Tempio, quindi il cammino, il metterti davanti a Dio, riconoscendo le tue colpe e chiedendo il suo perdono, il suo amore, Dio non potrà non ascoltare. Ecco domenica scorsa, forse che Dio non risponderà, entakei, ha detto il testo, prontamente, velocemente, come fa una mamma col figlio. Dio è pronto, è disposto. Noi dovremmo maggiormente, questo lo dico soprattutto a noi che siamo frati, sacerdoti, vescovi, noi dobbiamo, come dice Papa Francesco, davvero evangelizzare la misericordia di Dio. Se arriva la buona novella e se facciamo una catechesi sulla bellezza della parola, allora arriva anche la vita morale. Ma se partiamo dal moralismo, la gente non cambierà mai, noi stessi non cambieremo mai. Ci batteremo il petto più forte, come fa il fariseo, ma la nostra vita non cambierà. E noi proprio questo volevamo sentirci dire da te, Padre Ernesto, perché ne approfittiamo della tua bontà e poi insomma ritroviamo, riscopriamo in te anche le stesse parole che Papa Francesco ricorda, dice ogni domenica o comunque in ogni incontro, insomma lascia questi messaggi, queste parole su cui riflettere. E allora ti dà un vero stile. Io stesso quando salgo sull'altare ogni volta, pure un prete da 27 anni,
sento la mia indegnità e dico al Signore, grazie perché è il tuo amore che mi permette di salire davanti a questa mensa e di celebrare i divini misteri. Se siamo sempre in questo atteggiamento di gratuità, tutto è dono, tutto è grazie, direbbe il grande Paolo, allora davvero l'umiltà ci salva. Francesco aveva, San Francesco d'Assisi, un grande amore per la sorella umiltà, sorella della povertà, perché la vera umiltà è sapere che tutto viene da Dio. E insomma, dopo aver imparato a perseverare nella preghiera, negli incontri scorsi, di domenica scorsa, oggi abbiamo puntato, grazie a te, con te, verso l'attenzione, abbiamo puntato l'attenzione verso l'atteggiamento giusto che ogni cristiano deve avere durante l'orazione. Quindi grazie Padre Ernesto, noi sicuramente continueremo a riflettere su questo. Grazie a voi e assicuro una preghiera qui da questo bellissimo santuario del Beato Angelo Laghi, grande cappuccino. Ripeto, Francesco, quando Padre Pio era in quel refettorio antevecchio, guardava davanti a sé il quadro che avete dietro le mie spalle, il grande Beato Angelo, una figura di grande umiltà e di grande preghiera. Spero che le persone davvero, facendo anche un po' di ricerca su internet, ne vadano a gustare la bellezza. E un saluto anche da Fra Pasquale qui e dai cappuccini. Gli altri che vi salutano e si sentono in comunione con voi. Grazie, grazie a te Padre Ernesto, ringraziamo anche Frate Pasquale che è con te, che ogni tanto lo abbiamo visto, ecco, fare capolino nello schermo, quindi grazie anche per il bel momento che ti stanno regalando a questo punto, perché stai bene lì e si vede. Beh, mi fa proprio piacere. E allora un shalom uberachalechem, un pace e bene a voi tutti e una buona Pasqua della settimana. Alla prossima. Buona Pasqua della settimana anche a te, alla prossima. Alla prossima!